Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Prima di tutto, buona Pasqua, anche se stiamo vivendo davvero una Pasqua diversa, particolare, per alcuni dolorosa, perché non dimentichiamoci mai che ci sono persone che hanno perso qualcuno che amavano, ci sono persone in ospedale che stanno lottando per guarire da questo virus, ci sono tutte le persone che stanno lavorando senza sosta per aiutare, per salvare delle vite, quindi sicuramente una Pasqua difficile, una Pasqua diversa, però è pur sempre Pasqua, quindi io comunque ci tenevo a farvi gli auguri e volevo anche distrarmi 5 minuti con voi, sdrammatizzare un po', magari farci due risate e aprire insieme il mio mini uovo di Pasqua. Io mi sono concessa un ovetto di Pasqua. Anziché fare l'uovo classico e grande come al solito, ho pensato che siccome quest'anno bisogna ridimensionare tutto e la Pasqua comunque arriva in un momento così difficile, ho ridimensionato anche l'uovo e quindi ne ho comprato uno piccolo piccolo che però ha la sua sorpresa e quindi volevo aprirlo con voi e vedere insieme che cosa c'è all'interno. Intanto vi dico che questo è un uovo con cioccolato al latte biologico, quindi è un cioccolato, diciamo così, un po' particolare perché è biologico. Adesso lo apro e vediamo insieme che cosa c'è dentro. Questo è l'uovo, come vedete, è un classico ovetto, un po' tipo ovetto Kinder, però è un'altra marca. Adesso cercherò di aprirlo senza fare troppi danni e vediamo che cosa c'è all'interno. Buon segno perché sono riuscita ad aprirlo senza far cadere tutto per terra. Vedete, qua c'è l'uovo aperto. Adesso io tiro fuori, la confezione, questa qui di plastica, così vediamo che cosa c'è dentro l'uovo. Vedo che ci sono dei fogli, quindi queste probabilmente sono le classiche istruzioni, le garanzie di qualità, eccetera, quindi lo metto un attimo da parte. C'è all'interno questo foglietto e adesso cerchiamo di capire che cos'è. Credo che sia un disegno in bianco e nero da colorare e la cosa mi piace tantissimo perché a me piace colorare, è una cosa che mi rilassa. Quindi è veramente bellissimo. Sono degli animali, eccolo qua, spero che riusciate a vederlo. Sono degli animali da colorare, c'è la giraffa, il cammello, il tucano, il lama, il coccodrillo, quindi insomma una bella cosa perché comunque io adoro colorare, è una cosa che mi rilassa tantissimo. Quindi questa è una cosa che a me sinceramente fa piacere perché mi metterò lì, me la coloro piano piano, sì, è una cosa carina, sono soddisfatta. Vedete che a volte anche nelle cose più piccole ci sono dei regali che poi si apprezzano e che fanno piacere. Quindi in questa Pasqua un po' diversa, anch'io ho voluto aprire il mio uovo, ho voluto condividere con voi il contenuto. Vi auguro buona Pasqua per quanto possibile. So che è difficile, so che è una Pasqua diversa, lo è per tutti, ma io credo che per chi sta bene di salute ci possa essere comunque un valore aggiunto, perché non dimentichiamoci mai che ci sono persone che purtroppo non solo stanno trascorrendo la Pasqua da soli, ma stanno anche male, magari sono in ospedale, magari sono in terapia intensiva, quindi pensiamo anche a queste persone e riteniamoci fortunati, perché noi tutto sommato l'unica cosa che dobbiamo fare è restare a casa, invece queste persone stanno davvero lottando per vivere e poi c'è tutto il personale sanitario, la protezione civile, tutte le altre persone che anziché passare la Pasqua con i familiari, magari sta cercando di aiutare queste persone a vivere e ad affrontare questo virus che spero prima o poi potremo sconfiggere. Comunque io ragazzi vi do un grandissimo abbraccio virtuale, vi auguro buona Pasqua e vi mando un bacio enorme.